Ave Legionari, ottava puntata sulla vita di Cesare. Siamo arrivati alla guerra civile contro Pompeo. Dobbiamo cominciare subito con questa puntata che sarà piena di tante spiegazioni, di tanti momenti estremamente interessanti, veramente particolari, dove vedremo delle enormi dinamiche che coinvolgeranno poi tutto il mondo conosciuto. Quindi iniziamo subito con l'ottava puntata, vediamo come si è sviluppata la guerra civile tra Cesare e Pompeo. Allora, abbiamo lasciato Cesare che in Gallia ha compiuto delle conquiste memorabili. Ha compiuto una delle grandi opere militari che ormai ha travalicato i secoli e quindi è in una situazione in cui ha raggiunto degli obiettivi straordinari. Però a questo punto, terminato o quasi terminato il discorso della conquista delle Gallie, dobbiamo tornare a vedere la situazione politica. La politica romana negli ultimi anni era stata dominata dal triumvirato, l'abbiamo spiegato nelle puntate precedenti, era stata dominata dal triumvirato, da questo accordo privato, dal evidentemente indirizzo politico tra Cesare, Pompeo e Crasso. Questo accordo che prevedeva una sorta di equilibrio tra questi tre potentissimi uomini, a un certo punto con il passare del tempo, però si disfa completamente. Questo perché? Innanzitutto perché Crasso si fa assegnare il comando in Siria per combattere contro i parti e nella battaglia di Carre, un fallimento totale, muore. E quindi viene a mancare un elemento che faceva da contrappeso. E poi, questo è un risvolto familiare, ma io lo voglio citare perché è molto importante per la storia dei personaggi, Giulia, che sarebbe la figlia di Giulio Cesare, sposata con Pompeo, muore. Giulia aveva sempre avuto un grande ruolo di mediatrice, aveva avuto una grandissima influenza, specie su Pompeo, per rimanere in equilibrio, in accordo con il padre. Quindi la scomparsa di questa figura contribuisce notevolmente al cambiamento dei rapporti tra Cesare e Pompeo. A questo punto, Cesare e Pompeo rimangono da soli, ci sono solamente loro. Il problema qual è? Cesare, con le sue campagne galliche, adesso ha non solo un'intelligenza politica enorme, ma evidentemente ha un potere militare gigantesco e ha un patrimonio di denaro praticamente infinito, quindi ha un potere completamente diverso rispetto a prima. Prima aveva solo il talento politico, ma adesso ha tutto dalla sua parte. Questo enorme potere di Cesare, che è della fazione dei Populares, spaventa il Senato romano. Il Senato romano, in particolare la fazione degli Ottimati, ha molta paura di questa figura che è diventata così potente. E allora che cosa fanno? Devono portare dalla loro parte Pompeo, devono fargli rompere definitivamente il triumvirato e fare in modo che Pompeo sostenga il Senato, e in particolare gli Ottimati. E quindi cosa fanno? Siccome, per esempio, in quegli anni Roma era governata da dei continui scontri civili, soprattutto tra due capi popolo, cioè Clodio e Milone, a un certo punto, prendendo un po' come pretesto, chiamiamolo così, un po' come pretesto, la scusa del ristabilimento dell'ordine pubblico a Roma, il Senato a un certo punto concede un incarico a Pompeo straordinario, diventa consul sine collega. I consoli normalmente erano due e invece viene nominato unico console, facendo uno strappo alla regola importante, anzi, in realtà inventando un ruolo che prima non esisteva, fatto apposta per Pompeo. Questo qui non è solamente un modo per ristabilire l'ordine a Roma, ma è anche un modo per far passare Pompeo dalla parte del Senato.
è un modo per ingraziarselo definitivamente, quindi è una mossa politica molto importante che ha un significato pesante, profondo. A questo punto, Cesare in che situazione si trova? È in una situazione difficile. Se Cesare lasciasse il suo comando straordinario nelle Gallie e tornasse a Roma come privato cittadino, verrebbe immediatamente messo sotto accusa, sotto processo per milioni di motivi e verrebbe schiacciato completamente dalla magistratura e dagli avversari politici. Quindi non può fare assolutamente questa cosa. Cesare allora chiede. Ha un progetto, lui dice, io vorrei potermi candidare al consolato in absentia, cioè senza bisogno di tornare a Roma, rimanendo nelle Gallie, nel momento in cui, anche se sono assente, vengo nominato console, allora io posso tornare, perché tanto da console ho l'immunità. Questo è il ragionamento e l'obiettivo di Cesare. Quindi Cesare non è che vuole per forza scatenare la guerra civile, però ha bisogno di mantenere l'immunità, questo sicuramente. Il Senato, soprattutto gli ottimati, ovviamente questo non lo accetteranno mai perché vogliono farlo fuori. E quindi continuano a cinquantare, a organizzarsi per fare in modo, al contrario, che il suo incarico come proconsole in Gallia scada definitivamente, in modo che lui deve tornare a Roma, oppure è un fuorilegge. E tra l'altro fanno anche un'altra cosa. Per quanto prendendo come scusa un impegno militare in Siria, obbligano Pompeo e Cesare a consegnare delle legioni per la missione in Siria. Pompeo consegna immediatamente la sua legione, Cesare, per dimostrare la sua buona volontà, consegna anche lui, anche se a malincuore, due legioni, e quindi questo meccanismo in realtà è un pretesto per indebolire Cesare anche dal punto di vista militare. Quindi la situazione sostanzialmente è bloccata. Cesare vuole mantenere un comando per non farsi processare. E invece il Senato vuole fare di tutto per far interrompere il suo incarico, indebolirlo militarmente e ovviamente schiacciarlo. A questo punto la situazione è sempre più grave. Cesare infatti capisce che le possibilità di dialogo sono sempre di meno e infatti si sposta a Ravenna chiamando a raccolta alcune legioni. Questo significa che ormai sta praticamente capendo che siamo sull'orlo della guerra civile. In realtà, attenzione, c'è una fase, questo si sviluppa in quei pochi giorni convulsi, c'è una fase in cui sembra che si riesca a trovare un accordo. Questo accordo deriva da un tribuno della plebe che si chiama Curione, il quale lancia una proposta. Propone che sia Cesare sia Pompeo, nello stesso momento, lascino le armi, lasciano tutte quante le legioni e depongano il potere militare per essere uguali di fronte alla giustizia e di fronte al Senato. In realtà questa sarebbe la via migliore per evitare la guerra civile. E a dire il vero c'è anche una votazione del Senato che appoggia la scelta di Curione. Quindi c'è un momento in cui il Senato alla fine cerca veramente la pace. Ma purtroppo le cose degenerano perché la fazione degli ottimati, che non vuole la pace ma vuole perseguire il suo scopo, prende Pompeo, gli fa praticamente capire, evidentemente, che potrà avere sostanzialmente il pallino della politica romana a vita, e quindi fa in modo di continuare a sovillare Pompeo per prendere il potere. E Pompeo, intravedendo la possibilità di eliminare un nemico pericoloso e di avere tutta Roma per sé, o comunque essere il dominatore, il difensore e dominatore della politica romana, si lascia lusingare e accetta. Tanto è vero che a un certo punto convoca i senatori e anche i suoi ex legionari, concittadini, quelli che erano legati da lui, da rapporti di clientela, e pronuncia una serie di discorsi importanti in cui fa capire che lui vuole difendere lo Stato romano e quindi è necessario, evidentemente, andare in rotta di collisione con Cesare. A un certo punto la situazione è irrecuperabile, le posizioni non si possono sistemare, Cesare è sempre bloccato nella sua necessità di non essere processato, il Senato romano, capeggiato e profondamente influenzato dalla fazione degli ottimati,
come abbiamo visto, fa di tutto per eliminare Cesare, insomma, non si riesce più a trovare nessun tipo di soluzione. Quindi si arriva a questo punto ad un atto preciso da parte di Cesare, cioè il superamento del Rubicone e il vero e proprio scoppio della guerra civile. Allora, Cesare varca il Rubicone e qui diciamo che entriamo nell'ambito di un'immagine che è veramente nella memoria di tutti, cioè anche chi non ha studiato storia romana solo a scuola lo sa, se lo ricorda un po', Cesare sul Rubicone. Cesare a questo punto si rende conto che non ha altro metodo che giocarsi il tutto per tutto. Quindi prende i suoi soldati e si avvicina al Rubicone, che questo lo vediamo nella cartina, è un fiumiciattolo torrentizio vicino a Cesena, quindi un piccolo fiumiciattolo. Attenzione, nel momento in cui Cesare si avvicina al Rubicone con i suoi soldati, sta per varcare una linea importantissima, la linea del Pomerium. Si trattava del confine, un confine sacro anche a livello religioso. E se tu oltrepassavi quel confine sacro in armi, eri ufficialmente nemico del popolo romano. Quindi Cesare, nel momento in cui è sul Rubicone ed è vicino a quel confine geografico, religioso, politico, sociale, si rende conto della gravità di quello che sta facendo. Però deve giocarsi per forza il tutto per tutto. Ed è lì che lui pronuncia la frase il dado è tratto. Alcuni dicono il dado è tratto, altri dicono che si tragga il dado in maniera più imperativa, insomma ci sono delle versioni leggermente differenti su come esattamente Cesare abbia pronunciato queste frasi, però il dado è tratto è comunque, al di là di tutto, il simbolo, la frase principale della sua azione. Lancia i dadi. Fa un'azione dalla quale non può tornare indietro, in cui può essere o il totale vincitore o il totale perdente, come sempre è nella vita di Cesare, cioè quella di rischiare il tutto per tutto. Con questa immagine straordinaria, con questo gesto che è entrato totalmente nella storia, nell'immaginario collettivo, a questo punto Cesare dà ufficialmente inizio alla guerra civile contro lo Stato romano e contro Pompeo. Benissimo, allora, arrivati a questo punto, per comprendere l'evoluzione della situazione, ci rifacciamo alla cartina geografica, perché dobbiamo vedere i movimenti, sul territorio dei due avversari. Abbiamo detto che Cesare si era posizionato a Ravenna con le sue legioni e aveva superato il fiume Rubicone, che vediamo in questa posizione. A questo punto Cesare fa tutto un percorso attraverso l'Italia e attraverso le principali città italiche, con un atteggiamento però, attenzione, molto importante. Diversamente dalla campagna di Gallia, in cui lui aveva dimostrato anche molta spietatezza nei confronti dell'avversario, stavolta utilizza la cosiddetta clemenzia Caesaris, cioè un atteggiamento di collaborazione. Di appianamento delle divergenze, anche di perdono nei confronti dei nemici politici. E perché utilizza questo metodo e questo approccio abbastanza tranquillo, abbastanza chiamiamolo pacifico? Innanzitutto perché comunque per un ideale personale non voleva uccidere altri cittadini romani, ma anche perché a livello politico non poteva porsi come uno spietato conquistatore, cercava di rimanere dalla parte della ragione. Cioè di colui che era costretto a fare determinate cose. Quindi, premesso che il muoversi di Cesare è basato su questo tipo di strategia personale e politica, noi vediamo che mano a mano, in un tempo relativamente breve, lui conquista queste città: a Rimini, quindi Rimini, Pesaro, Fano, passa vicino ad Ancona, Fermo e arriva fino ad Ascoli.
Quindi compie una traversata in cui le città, con un misto di forze e di diplomazia, passano dalla sua parte. Nel frattempo, che cosa fa Pompeo? L'arrivo e la discesa di Cesare provoca panico a Roma. Gli avversari politici, piuttosto che i pompeiani, iniziano ad avere paura e scappano dalla capitale. Scappano dalla capitale e cercano di rifugiarsi nei Balcani. Pompeo, anche lui, decide di non attaccare battaglia contro Cesare sul territorio italico. Questo perché lo fa? Per certi versi, perché non è ancora militarmente pronto. Aveva anche sottovalutato la capacità di Cesare di muoversi con questa velocità. E poi perché non vuole stressare il territorio italico. Quindi Pompeo si allontana, lo vediamo attraverso questa linea. Arriva a Capua, dove erano acquartierate alcune legioni, e poi prosegue attraverso la città di Luceria verso Brindisi, perché sarà a Brindisi che lui può imbarcarsi per raggiungere anche lui la zona dei Balcani, che ovviamente è più a oriente, ad est. Quindi in realtà non ci sono dei grossi e importanti scontri. Non è una guerra totale, perché Cesare ha questo approccio di pace calcolata, e Pompeo questo approccio di rinvio. L'unico grande vero scontro è quello di Corfinio, ovvero un pompeiano, Domizio Enobarbo, si arrocca a Corfinio per resistere militarmente a Cesare. Però che cosa accade? Che Enobarbo chiede a Pompeo, che si trova a Brindisi, un aiuto militare, ma Pompeo glielo nega perché non può e perché ritiene meglio spostarsi nei Balcani. Quindi a un certo punto a Corfinio la situazione cambia. Lo stesso Domizio Enobarbo in realtà cerca di scappare, ma dai suoi viene in realtà arrestato e iniziano delle trattative con Cesare. E qui Cesare e la sua tecnica della clemenza Caesaris paga. Cesare si dimostra comprensivo e quindi alla fine Corfinio gli apre le porte senza particolari scontri. In questo modo, evidentemente, Cesare è diventato già padrone dell'Italia. A questo punto, allora, Cesare inizia un vero e proprio inseguimento di Pompeo. Cesare vuole arrivare subito allo scontro con Pompeo, ma non solo allo scontro, magari anche ad un incontro di persona. E allora, da Corfinio, si sposta inseguendo Pompeo, attraversa anche lui la città di Luceria, supera Canusium e arriva a Brindisi, con l'obiettivo di arrivare e stanare Pompeo. Ed eccoci invece qui al dettaglio della cartina. Cesare riesce a raggiungere Pompeo a Brindisi, quindi riesce a braccarlo. Il problema è che ovviamente Pompeo è un grandissimo generale comandante, quindi sa molto bene come muoversi. Allora, che cosa succede? Pompeo si trova a Brindisi e le navi di Pompeo cominciano a prendere il largo per andare verso i Balcani, portando tutto quel insieme di pompeiani, senatori che erano scappati da Roma e anche i consoli attualmente in carica, sempre della fazione degli Ottimati, che quindi scappano e deve aspettare il ritorno delle navi per scappare anche lui. Nel frattempo, allora, arma tutta una serie di bastioni per resistere a Cesare che sta arrivando, sono quelli che noi vediamo qui posizionati in questo modo. Cesare, evidentemente, costruisce anche lui delle piccole fortificazioni, comincia ad assediare la città di Brindisi. Però, nonostante ci sia la resistenza di Pompeo e l'assedio di Cesare, il vero punto focale è evidentemente la possibilità di scappare dal mare da parte di Pompeo. Pompeo può utilizzare il porto di Brindisi per andarsene quando vuole. Quindi il punto fondamentale da parte di Cesare è la costruzione di una serie di fortificazioni che sbarrino definitivamente la via di fuga attraverso il mare. E sono queste fortificazioni che sto indicando in questo momento. Cesare fa costruire una serie di grandi zattere,
sulle quali viene posizionata una serie di pietre, di terriccio, in modo tale che le onde non possano rovesciarle, e comincia a costruire un vero e proprio sbarramento per bloccare definitivamente Pompeo. Pompeo come reagisce? Nel porto fa costruire una serie di fortificazioni da posizionare sopra alle sue navi, che vadano continuamente a disturbare le opere di blocco realizzate da Cesare. Quindi c'è proprio una guerriglia che si scatena nel porto di Brindisi. A questo punto la situazione si protrae per qualche giorno ed è sempre più tesa, sempre più faticosa, finché che cosa accade? I brindisini, che sono veramente stanchi del trattamento che Pompeo riserva alla loro città, praticamente cercano di mettersi d'accordo con Cesare. Richiamano a un momento stabilito i soldati di Pompeo che sono acquartierati con una scusa, e in quel momento Cesare, con le scale e i graticci, riesce a salire sulle mura di Brindisi per prendere la città. Riesce a prendere la città, si avvicina al porto per catturare Pompeo, ma Pompeo ormai è già riuscito a partire, quindi per un pelo gli sfugge. Questa è una enorme semplificazione che ho fatto della battaglia di Brindisi, di cui mi riservo di fare un video più completo nel futuro, ovviamente, però fa ben capire come in questa fase veramente le azioni di Cesare e di Pompeo siano veramente al cardiopalma. Che cosa rimane quindi? Rimane la fuga di Pompeo. Cesare non è riuscito a prendere il suo avversario e quindi deve cambiare i suoi piani perché ha molti fronti su cui combattere. Allora, abbiamo visto dalle cartine tutti i movimenti di Cesare, i movimenti di Pompeo, abbiamo osservato l'evoluzione drammatica della situazione. A questo punto Cesare si trova nel bel mezzo della guerra civile. Come vedremo nella prossima puntata, dovrà fare una capatina in Spagna, dove ci sono delle legioni di Pompeo che deve risolvere, che deve pacificare, e poi ci sarà la grande traversata del mare Adriatico e la resa dei conti nei Balcani. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale, perché altrimenti verrete assediati a Brindisi anche voi, con le navi di Cesare e con tutte le soluzioni militari di Cesare, non vi conviene, quindi iscrivetevi al canale e attendete pazienti la prossima puntata di questa straordinaria cavalcata sulla vita di Cesare. Spero di esservi stato utile, un saluto e alla prossima!